Ai tempi dell'università, quando la frequentavi il sottoscritto, c'erano due cose che andavano di moda. La prima erano le feste con la musica dei NoFX, dei Rancid, dei Pennywise, degli Offspring. La seconda era una t-shirt con su scritto Lotto per il 18. Ebbene, nel 18 ci siamo nel 2018 e sarà un anno di lotta, sì, di lotta per tutte le squadre della pallacanestro romagnola, lotta dura senza paura, mi verrebbe da dire, per conquistare ognuno il proprio obiettivo. Però solo lottando gli obiettivi si conquistano. Panorama Basket per la prima puntata del 2018, sempre con voi. Ci stava un 3-2-1, buon anno, ma ve lo diciamo noi assolutamente, buon anno a tutti da parte di Panorama Basket e buon anno a te Francesca. Ciao Enrico, grazie di essere. Ben ritrovato. Ben ritrovato a te assolutamente, ben ritrovati a tutti voi, grazie di essere ancora in nostra compagnia per questa prima puntata del 2018, anno che ci vedrà stare insieme per 5 intensissimi mesi fino alla fine di maggio, seguendo fino in fondo la stagione delle nostre squadre, insomma, punto di demarcazione, finito un anno solare, ne inizio un altro, con tante cose da dire fin dalla nostra prima puntata, con grandi ospiti. Francesca, andiamo prima a presentare chi ci tiene compagnia questa sera. Ottimo, certo, perché appunto, come dicevi tu Enrico, vogliamo cominciare questo 2018 con una puntata super, con ospiti super, e quindi io parto presentando Giancarlo Nico Santi Monterastelli, presidente della Pallacanestro Forlì. Buonasera, benvenuto. Grazie Giancarlo, grazie di essere con noi. Accanto a lui troviamo seduto invece Luca Del Favero, giornalista del Resto del Carlino di Ravenna. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Ciao a Luca, tutti. Grazie. Accanto a lui ancora Alessandro Lo Tesoriere, vice allenatore basket Piero Manetti Ravenna. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro. E infine diamo il benvenuto a Lorenzo Brighi, guardia dei Raggi Solari Faenza. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, debutto per te questa sera a Panorama Basket, è davvero un piacere averti assieme a tutti gli altri ospiti in una puntata, Francesca, che come sempre vede voi da casa protagonisti con i vostri messaggi e le vostre riflessioni, quindi come fare a stare in contatto con noi? Sì, vi basterà prendere il telefonino e scriverci le vostre opinioni, i vostri messaggi e le vostre domande al numero 334-7692087 attraverso l'applicazione di WhatsApp. Ora, dato che il telefonino lo avete in mano, dovete ricordarvi anche di andare nella applicazione di Teleromagna, applicazione che vi ricordo essere gratuita e disponibile sia per Apple che per Android, che permette non solo di guardare tutti i programmi di Teleromagna direttamente sul vostro cellulare ovunque siate, ma vi permette anche di giocare con noi. Esatto, di giocare oggi in un modo particolare perché, come sapete, siamo sul canale 74 di Teleromagna Mia, quindi andate nella app, andate sulla diretta del canale 74, dalle 21.30 alle 22 potete giocare con il pulsantone rosso con su scritto gioca da cliccare, apparirà la domanda che Francesca adesso ci andrà a fare. Sì Enrico, la domanda di questa sera è questa: 10 anni fa, nel 2008, quale di questi allenatori a fine campionato conquistava la promozione in Serie A1? 4 le risposte, una soltanto quella corretta. E se vince un pallone, il più bravo a indovinare e il più veloce lo porterà a casa. Bene così, allora Francesca, andiamo oggi molto vicina a me nella tua postazione. Sì, oggi devo fare una camminata molto breve, posso fare un bel balzo. Vai, fai il balzone, tac, esatto. Mi siedo già. E ti siedi già, io torno ovviamente a dirvi che siamo in onda
Dopo una settimana di sosta, che anche noi ci siamo presi, i campionati sono andati avanti, è andato avanti il campionato di Serie A2, mentre quello di Serie B era fermo, e vediamo, Francesca, cosa è successo. Eh sì, perché la penultima giornata d'andata del torneo di Serie A2 ha visto fermarsi per la seconda volta la capolista Trieste, battuta a Udine nel derby. Ma i giuliani restano gli unici matematicamente qualificati per le Final Eight di Coppa Italia. Per gli altri tre posti restano in lizza in cinque, ossia Montegranaro, Fortitudo, Mantova, Ravenna e Udine stessa, tutte vincenti nell'ultimo turno. In coda alla classifica invece non si muove niente, perché le ultime cinque della classe sono uscite tutte sconfitte dagli scontri della scorsa giornata. Passando ora in Serie B, ricordiamo che il campionato è fermo dal 23 dicembre e si riparte tra sabato e domenica con la classifica che vedete in sovrimpressione e con partite che per le rappresentanti del nostro territorio sono sicuramente significative. Sabato infatti Lugo ospiterà Olginate e i Tigers renderanno visita al Costa Volpino, mentre domenica a Rimini sarà di scena Lecco e Faenza ospiterà al Palacattani la capolista 100. Esattamente, questo è il programma con cui si riparte in Serie B nel turno a cavallo dell'Epifania, 6 e 7 di gennaio, si torna in campo il 6 e 7 gennaio anche in Serie A2, un anticipo è quello che vedrà in campo Orzinuovi, che è tra l'altro freschissima di avvicendamento tecnico con Alessandro Finelli, che era stato recentissimamente ospite da noi di Panorama Basket, che è salito in sella e dunque cercherà di salvare la formazione bresciana, ma si torna in campo soprattutto con questa corsa alle Final Eight di Serie A2, Final Eight, come diceva Francesca, insomma, vedono solo Trieste per ora qualificata, ma insomma l'ultima giornata sarà abbastanza significativa, anzi deciderà tutto, vero Alessandro? Noi abbiamo fatto questa slide per vedere un po' quello che può succedere, soprattutto ovviamente in chiave Ravenna, perché le opzioni sono 7 in totale, però di fatto tutto ruota, Alessandro, su due concetti. Il primo, voi dovete battere Iesi. Senza questo, ovviamente, non si discute neanche. E poi le altre tre opzioni che qualificano Ravenna sono quelle che avete visto in sovrimpressione, cioè non devono vincere contemporaneamente Montegranaro, Udine e Bologna, oppure non devono vincere Montegranaro, Udine e Mantova. Ricordiamo che Fortitudo e Mantova si scontrano tra di loro, oppure non devono vincere Montegranaro e Bologna e Udine non deve perdere a Imola. Morale della favola, basta un risultato, se ho fatto bene i conti, che qualificherebbe Ravenna oltre ovviamente al proprio successo, cioè la sconfitta di Montegranaro a Trieste, cosa che da pronostico ci sta. Vi sentite vicini a queste Final Eight? Ma sicuramente abbiamo una grossa occasione di poterle centrare, però il nostro obiettivo principale è battere Iesi per la nostra classifica, perché battere Iesi vorrebbe dire per noi in maniera clamorosa, sinceramente, riuscire a fare due punti in più rispetto al girone d'andata dello scorso anno e soprattutto la partita di Iesi e poi quella di Roseto in casa per noi sono importanti, sicuramente siamo favoriti in queste due partite, però sono importanti perché vuol dire che poi da metà gennaio ad aprile ne giochiamo due in meno in casa rispetto a quelle fuori casa e quindi, non essendo niente scontato in questo campionato, sappiamo che queste due sono due occasioni importanti per il percorso da qui ad aprile. Poi sicuramente l'obiettivo Coppa Italia è inutile nascondere che ci piacerebbe tantissimo farlo, però dipende 50% da noi e 50% da un altro risultato. Da Trieste, diciamo. Luca, secondo te queste Final Eight sono, ovviamente, la partita con Iesi sì, è da vincere a Palla De André, premessa d'obbligo, però le altre combinazioni sì, sono molto favorevoli a Ravenna. Ricordiamo lo scontro diretto tra Fortitudo e Mantova gioca a favore, ma soprattutto Montegranaro deve andare a vincere a Trieste. Sì, credo, secondo me, se Ravenna vincerà con Iesi, diciamo che al 99% dovrebbe essere raggiunta la Final Eight. Vedo dura che Montegranaro fosse a vincere a Trieste. Fosse stata, ecco, Montegranaro-Trieste nei campi invertiti, allora avrei avuto qualche dubbio in più, però dubito che Trieste perda poi due partite consecutive. Però, giustamente, come diceva Alessandro, di scontato c'è veramente poco quest'anno. No, cautela ci vuole assolutamente. Però Alessandro, hai citato un dato che io obiettivamente non avevo appuntato, ovvero sia una vittoria su Iesi varrebbe due punti in più rispetto all'anno scorso. Beh, fai bene, secondo me, a dire clamoroso, soprattutto pensando a quello che avete fatto l'anno scorso e a come era partita questa stagione. Esatto, quindi
Sicuramente la stagione dell'anno scorso, siamo a gennaio, ancora qualcuno la ricorda, però diciamo è un ricordo che ci rende felici, ma deve, poi tornando alla realtà di questa stagione, sicuramente non eravamo partiti benissimo, avevamo avuto qualche problema in precampionato e sicuramente abbiamo ancora tante tante cose da sistemare, però possiamo dire che nell'ultimo mese abbiamo portato a casa 5 partite su 6 e soprattutto, forse tolta l'ultima a Bergamo dove non siamo stati brillantissimi, però nelle altre vittorie si è iniziato a rivedere anche il gioco che piace allo staff, che è il marchio di fabbrica di Antimo, insomma, e quindi questa è sicuramente la cosa che ci dà forza, ci dà gioia, sappiamo che entusiasma e diverte i nostri tifosi ed è la base sulla quale lavoriamo quotidianamente. Ne vincete tanti in rimonta, Bergamo compresa, questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo migliorare negli approcci alla partita. Detto a un allenatore ovviamente che ha il collettivo come propria stella polare, suona un po' strano, però è anche vero che la crescita incredibile che ha avuto in quest'ultimo periodo Giachetti e soprattutto Rice conta tanto. Sì, sicuramente, ma parliamo di, insomma, innanzitutto di due giocatori molto importanti e che anche loro hanno avuto bisogno di tempo per abituarsi a questo sistema di gioco, che comunque Giachetti veniva da una stagione a Mantova dove aveva un determinato tipo di compagni di squadra e poi gli anni prima veniva da un basket di A1 che era più improntato sulle giocate degli stranieri che sul collettivo. Rice veniva da una stagione veramente in ombra in Francia e quindi hanno avuto bisogno di tempo per comprendere, ma non solo loro, un po' tutti, perché poi stando insieme sicuramente i meccanismi si sono leati e poi il valore dei singoli all'interno di questo sistema, secondo noi, può essere anche molto più esaltato. Rice, una bella scoperta anche per il sottoscritto, che obiettivamente all'inizio nutriva qualche dubbio, diciamo, non tanto sulla qualità fisica del giocatore, che è evidente agli occhi di tutti, basta vederlo nelle immagini, ma anche sulla sua capacità, ovviamente dopo le due stagioni, la prima in Italia a Verona e la seconda ovviamente in Francia, come dicevi te, di essere un giocatore d'impatto per sostituire un uomo squadra come la Marx. Invece sta davvero facendo molto molto bene. E la cosa, a proposito, ho citato Verona, mi riaggancio all'ultima partita invece giocata da Forlì, Presidente, giocata da Forlì a Verona con una sconfitta che storicamente ci sta, perché Forlì non vince a Verona dal 2009, poi ha preso solo batoste, da quell'anno lì in poi è sempre stata la regola. È stata una gara particolare, Nico Santi, perché primo tempo la sensazione che avevamo vedendo il match era: beh, adesso si accendono Naimi e Jackson e questa partita Forlì la porta anche a casa. Poi invece è successo il contrario, si sono accesi da tre Jones e Green e Forlì non ha saputo più, diciamo, replicare. Quanto questa sconfitta è un passo indietro, quanto questa sconfitta è un mancato passo avanti? Sicuramente non è un passo avanti, questo è abbastanza semplice da sottolineare. Il problema è che siamo abbastanza corti come squadra. Domenica purtroppo mancava un giocatore come Matteo Fallucca e si è vista la sua mancanza. Soprattutto abbiamo patito molto, ma lo stiamo patendo già forse dall'inizio del campionato, un po' la fisicità dei nostri avversari, e non sempre riusciamo ad avere quel livello che il campionato e soprattutto questo girone di A2 richiede. Ecco, quindi non è stato un passo in avanti, si è visto qualcosa di positivo, ma si sono viste anche tante cose che purtroppo di positivo hanno ben poco, quindi c'è da lavorare. La nostra è una squadra che quest'estate è stata costruita, purtroppo, visto che abbiamo fatto i play-out, quindi ci siamo potuti dedicare troppo avanti forse. L'abbiamo costruita tra giugno e luglio, quando il parco giocatori su cui andare a fare investimenti non era sicuramente quello che poteva esserci ad aprile-maggio, perché tanti si erano già accasati, quindi siamo partiti in ritardo. Sicuramente è una squadra che è completamente nuova, fatta di giocatori che non erano abituati a partire nel quintetto. Severini viene da 3 anni di A1 in cui gli veniva chiesto solo ed esclusivamente di marcare il giocatore avversario più pericoloso e forse mai di tirare.
Quirino viene da un campionato, dall'altro girone, che sicuramente è meno fisico del nostro. Insomma, Matteo stesso, giocatore che ha cambiato tante squadre negli ultimi anni, sono giocatori che devono imparare a essere protagonisti e a giocare da titolari in squadra. Ci vuole del tempo, purtroppo il tempo non gioca a nostro favore, che siamo già alla fine del girone d'andata. È chiaro che qualche rammarico ce l'abbiamo, perché aver giocato 5 partite senza Diliegro, che devo dire si sta dimostrando uno dei migliori giocatori, dei migliori centri del nostro girone, 5 partite senza di lui, 2 partite senza Neymi, 2 partite senza Matteo. Non vogliono essere scusanti, perché magari i giocatori mancano anche gli altri, però sono dati di fatto. Ecco. Riprenderemo da qui dopo a essere andati a omaggiare chi dà una mano a tenere in vita Panorama Basket, però una domanda la voglio fare subito. Nella voce ho percepito comunque non tanto rammarico, però un po' di delusione, sì. Cioè, nel senso, questi 10 punti è comunque più 4 al momento dalla zona calda, dalla zona play-out. Nessuno, almeno dal punto di vista del sottoscritto e di quello che ci siamo detti in questa trasmissione, ha mai fatto sogni di gloria legate ai play-off. Però forse 10 punti, anche dal tono della voce del presidente Nico Santi, sono inferiori all'attesa. Sì, perché l'anno scorso abbiamo fatto il girone d'andata e qualche partita di ritorno con il giocatore più importante che avevamo come Black Shear, che praticamente ha giocato 3 partite. Quest'anno abbiamo uno dei giocatori che dovevano essere, e lo sono stati per le 9 partite che ha giocato, è stato sicuramente uno dei migliori centri del campionato. Senza di lui la delusione però ci sta. Secondo me nell'arco di un campionato non bisogna solo ed esclusivamente guardare a chi ti manca, però non possiamo non guardarci. Ecco. Sicuramente pensavo che l'amalgama tra i vari giocatori, nuovi e vecchi, ma di vecchi ce n'erano ben pochi, forse richiedesse minor tempo. Sì. Sicuramente questo è il nostro è un girone molto ma molto competitivo. Non possiamo dimenticare che l'anno scorso ai quarti di finale di playoff c'erano 8 squadre, di cui 7 del nostro girone. Ecco, quindi indubbiamente il nostro è un girone che... E poi è un girone molto equilibrato. La differenza rispetto all'anno scorso, il rammarico è anche in questo, che l'anno scorso tante partite le abbiamo perse di 15-20 punti, forse non siamo mai stati in partita. Qui onestamente quest'anno siamo stati in partita in tutte le partite. Poi le abbiamo perse, abbiamo perso 2 partite supplementari. Poi con i 6 come non si va da nessuna parte. Dobbiamo guardare i risultati. Oggi noi abbiamo 10 punti. E domenica abbiamo l'ultima partita in casa, sicuramente lo scontro importantissimo. È un bivio fondamentale. È un bivio fondamentale. Chiudere il girone d'andata con 12 punti e riuscire a replicarlo nel girone di ritorno significa fare 24 punti. Con 24 punti ci si è sempre salvati negli ultimi campionati. Credo che noi dobbiamo puntare a quello, che poi è chiaro che se arriva qualcosa in più, ben venga. Ecco. E speriamo che venga. Certo. Io la squadra, devo dire la verità, la vedo crescere. La vedo crescere forse un po' più lentamente di quello del che previsto. Si poteva pensare. Ma ci ritorneremo tra pochissimo. Prima però andiamo, Francesca, a salutare chi dà una mano a Panorama Basket. Da chi partiamo? Partiamo dai nostri amici di Romagna Fiere. E la loro rassegna di questo 2018 si apre con la 16ª edizione di Sapeur, che dal 26 al 28 gennaio tornerà alla Fiera di Forlì, abbinata al 4º Forlì Wine Festival. 2 manifestazioni in una, tutte da gustare. Un appuntamento imperdibile per assaporare e acquistare le eccellenze dell'enogastronomia nazionale. A Forlì Wine Festival troverete più di 100 etichette dei migliori vini da tutta Italia, da scoprire in un percorso di degustazioni illimitate, ricevendo in omaggio con il biglietto d'ingresso un calice e la tasca personalizzata. A Sapeur vi aspettano inoltre centinaia di stand con prodotti tradizionali e genuini di tutte le regioni, da assaggiare gratuitamente e da portare sulla vostra tavola. In più potrete godere dei menù preparati dai migliori cuochi internazionali per il Teatro degli Chef, uno spazio curato da Massimiliano Cameli del ristorante Al Vecchio Convento di Portico, che assieme ad altri chef stellati proporrà per voi piatti d'alta ristorazione. Andate dunque al sito sapeur.it e scaricate la riduzione per entrare a soli 6 euro. Benissimo, grazie Francesca. Ritorniamo a bomba, mentre io davo un'occhiata anche alle domande, ce ne sono già tante,
per i nostri ospiti, teniamo una bomba sulle tematiche, riprenderemo il discorso del 2017 che si è concluso con il presidente Nico Santi. Prima però, Luca, scendiamo un attimo in B, perché abbiamo parlato della corsa alle Final Eight della Serie 2, ma le Final Eight di Serie B sono già belle che definite, e chiedo alla regia se può anche mandare in onda la sovrimpressione, quali sono le 8 squadre che parteciperanno. Questi sono già gli accoppiamenti, Omegna Pescara, San Severo Firenze, Cento Palestrina e Barcellona Piacenza, 2 del girone in cui fanno parte i Raggi Solaris Faenza e tutte le altre squadre romagnole. Ovviamente ricordiamo si gioca a Iesi, come, così come la Serie A, il 2, il 3 e il 4 marzo. I valori sono questi, Luca, in cadetteria? Sì, penso proprio di sì. Risalta San Severo, che ha vinto tutte le partite disputate, mi sembra abbia già 10 punti di vantaggio sulla seconda. E per me il dato interessante, riguardando il girone B, è che Piacenza, pur avendo praticamente il cartello di lavoro in corso da inizio anno, perché Hawkins è praticamente ufficiale che non lo tessereranno, esatto, perché hanno preso Liberati da Cecina. Da Cecina, e adesso prenderanno un lungo Palandini e Annilli, quindi un lungo che sposti, è comunque seconda. Quindi questo a 4 punti, sì, da 100, che ne ha persa una proprio con Piacenza. Quindi secondo me davvero Cento e Piacenza hanno qualcosa in più. Crema anche è una squadra che merita di stare al secondo barra terzo posto, dov'è? E poi dopo tante squadre, racchiuse in pochi punti, dove c'è appunto Faenza, sono i Tigers. Esatto. Però Cento e Piacenza hanno qualcosa in più. Crema, che ha interrotto un momento molto positivo dei Raggi Solaris Faenza, l'ha interrotto in maniera particolare, perché è una partita che finisce con un break pesantissimo. Lorenzo, fino a un certo punto potevate anche intravedere linea del traguardo, poi cosa è successo? Ma abbiamo iniziato benissimo la partita, perché era stata preparata bene sui loro giocatori, sui loro schemi e tutto, e siamo andati a più 15, più 17 mi sembra. Poi abbiamo riniziato forse un pelino soft, ma siamo stati condizionati molto dai fischi arbitrali, secondo me, perché in molti momenti chiave hanno fatto dei fischi che ci hanno un po' affossato, e non siamo stati bravi magari a non dar peso e continuare a giocare, cioè nel senso abbiamo un po' perso la testa tutti. È l'unico errore, secondo me, che abbiamo commesso. L'unico altro, io ho fatto un pagellone della Serie B nelle settimane scorse, a fine giorno d'andata, e ho dato un voto negativo agli arbitri, perché mai come quest'anno ho sentito lamentele bipartisan nei confronti degli arbitri, così tanto non ne sentivo da un sacco di tempo. Io concordo, da giocatore penso... Ascolta, però sei andato... Dai, te la faccio come battuta. Sei andato via da Cento nell'anno sbagliato. Oppure la mia partenza che gli ha fatti. Adesso vedremo, ancora è lunga, non si sa mai. È lunga, magari... ma è corta, perché giocate proprio con sì, Cento. No, è lunga il campionato, ecco, magari possiamo fare qualcosa noi e loro, non si sa. Diciamo. Quanto la state già sentendo questa partita, tu in particolare? Io la sto sentendo molto, perché è la partita più emozionante per me, sinceramente, dell'anno, perché conosco ancora molti giocatori, poi è la squadra più forte, è sempre bello giocare contro quelle squadre. E niente, anche la mia squadra la sente molto, quindi non vedo l'ora di giocarla, diciamo. A Faenza è sentitissima, lo sappiamo, i motivi sono storici. Faenza proprio con Cento conquistò una promozione che, tra l'altro, Luca, mi ricordo che proprio qui a Panorama Basket noi festeggiamo ripercorrendo quella grande impresa della Faenza cestistica. Ora si ritorna però, Lorenzo, cioè, c'è voglia, perché voi siete partiti un po' al rallentatore. Sì. Poi, secondo me, avete trovato una vostra fisionomia. Sì. Adesso è il momento di iniziare a spingere. Sì, ecco. Sì. No, abbiamo all'inizio pagato magari un po' di inesperienza, abbiamo fatto un po' di fatica ad amalgamarci bene, però da quando siamo stati anche un po' sfortunati, secondo me, da quando invece abbiamo migliorato quel qualcosa che ci mancava, abbiamo, diciamo, un po' risvoltato. Infatti abbiamo fatto 5 vittorie di fila e abbiamo perso solo l'ultima con Crema, come dicevamo prima, che ci sono stati molti fattori, ma siamo in crescita, secondo me. Abbiamo una slide che mette a confronto la scorsa stagione con quella di quest'anno proprio dei Raggi Solaris, e vediamo che ci sono affinità e anche differenze tra i due campionati. Quindi tutti i punti sono gli stessi, fondamentalmente anche la stessa posizione in classifica. Il rendimento interno è sempre positivissimo, quest'anno Faenza non ha mai perso al Palacattani, l'anno scorso perse una sola volta. Quello che, adesso non so, è un po' piccola la scritta, però quello che balza un po' agli occhi è che comunque quest'anno Faenza ha cifre
dopo 15 gare, nettamente migliori a livello di squadra rispetto a quelle della scorsa stagione, Luca. Quindi è più forte il campionato? Sì, allora, diciamo che lo scorso anno erano le prime quattro che facevano un po' un campionato a parte. 3-4, perché Cento comunque è stata fino all'ultimo in corsa a Confenza per il quarto posto, poi dopo ha preso il largo. E c'è più equilibrio e secondo me Faenza sta dimostrando che comunque è in quel gruppo di squadre che ha qualcosa in più. Potenzialmente secondo me potrebbe essere davvero tra le prime quattro, perché la qualità che ha la squadra ha veramente giocatori con punti nelle mani, tante soluzioni tattiche. La mia grande paura, visto l'equilibrio che c'è, sono quelle sconfitte a Lecco di 20 punti, a Piacenza mi sembra a Vicenza di 16, e al ritorno fai fatica a ribaltare, perché Lecco e Vicenza in casa le puoi battere, magari non tranquillamente, ma le puoi battere. Vincere di 21 con Lecco diventa difficile, quindi non vorrei che questa potesse essere la zavorra, però i numeri, come dici, testimoniano che la squadra c'è come. E noi abbiamo fatto vedere anche nella slide come il mese che vi attende, Lorenzo, sia importantissimo, perché 6 partite in un mese, c'è Cento, c'è Piacenza, c'è il derby in casa dei Tigers, c'è il derby a Rimini, insomma, decide molto questo mese. Sì, sì, senz'altro. Non l'ho detto prima, comunque forse anche la prima parte del campionato abbiamo affrontato squadre molto forti, quindi anche quello può avere inciso un po'. Però detto questo, a parte le prime due, secondo me possiamo giocarcela, cioè comprese anche le prime due, ma soprattutto le altre, possiamo giocarcela con tutti. Benissimo, noi, insomma, il tempo stringe davvero, siamo già alla fine della prima parte di Panorama Basket, riprenderemo facendovi vedere quelli che sono stati, diciamo, i migliori giocatori di fine 2017, sempre secondo Francesca, le nostre insindacabili opinioni, dopodiché ovviamente ritorniamo a bomba con le parole dei nostri ospiti in studio. Pubblicità, poi ci siamo di nuovo. Panorama Basket, sono io. Sono io. Panorama Basket, siamo noi. Ebbene, rieccoci, seconda parte di Panorama Basket. Come dicevamo, abbiamo voluto un po' omaggiare chi è stato a fine anno tra i migliori interpreti di questa stagione, in assenza della nostra Top 5 Romagna, che comunque procede. Però prima, Francesca, vede il mio orologio, che sono praticamente le 21.30, quindi è tempo di giocare con l'app, no? Sì, infatti vi ricordo di andare nella applicazione di Teleromagna per rispondere alla domanda che questa sera è questa. 10 anni fa, nel 2008, quale di questi allenatori a fine campionato conquistava la promozione in Serie A1? Le risposte sono 4. Demis Cavina, Luca Dalmonte, Lino Lardo o Giorgio Valli? Una soltanto è quella corretta. Mi raccomando, utilizzate l'app per rispondere. Esattamente, sì, usate l'app, perché a volte vi sbagliate. Usate WhatsApp, mettete WhatsApp per le vostre domande, che adesso tra un po' Francesca andrà a porre ai nostri ospiti. Prima dicevamo, slide, quali sono state le stelle di Natale, un Natale che ci siamo almeno da poco lasciati alle spalle, i giocatori che nel mese di dicembre hanno vissuto davvero un periodo da top player, eccoli qua. E beh, Alessandro, ci sono Giacchetti e Raivonte Rice con le cifre solo del mese di dicembre, che sono cifre davvero importanti. Poi ci sono Venucci di Faenza, Rubini di Lugo, che ha avuto un exploit clamoroso, Serravalli sempre di Lugo, Sacchettini dei Tigers e Signorini, altro ragazzo giovane da exploit pazzesco, oltre a David Bell, ovviamente, che giovane non è, che ha avuto appunto anche egli un momento diciamo di grande fulgore in quest'ultimo mese di dicembre. Però Alessandro, a parte Rice e Giacchetti, di cui abbiamo detto poc'anzi la propria importanza, l'ultima partita è benissimo anche Grant, davvero una diga in difesa. Quanto questa Ravenna, dal tuo punto di vista, diverge, anche allenandola giorno per giorno, dalla squadra dell'anno scorso? Perché era una curiosità che mi volevo togliere con te, così come mi sono tolto in parte anche con Antimo Martino. Cioè, si è detto che sono due squadre costruite allo stesso modo, però gli interpreti sono diversi. Cosa cambia? Ma cambia sicuramente, c'è più talento in questa squadra a livello offensivo. Questo si è visto soprattutto nei primi due mesi, dove non giocando per tanti minuti la pallacanestro che ci piace, comunque portavamo a casa quei 75-78 punti
di media, quindi sicuramente il talento individuale di questa squadra è più alto di quello dell'anno scorso, però naturalmente quando hai una squadra piena di talento devi essere pronto ad accettare in alcuni momenti che prenda tra virgolette un po' il sopravvento la giocata del singolo rispetto al sistema. Poi dal punto di vista invece della fisicità, anche una squadra che è un attimino più fisica, perché naturalmente la taglia media siamo riusciti ad alzarla, anche se poi insomma l'anno scorso diciamo la taglia un po' più piccola dei vari Sabatini e Marx o Taylor Smith lo stesso era compensata da una reattività più importante. Però diciamo questa squadra ha più talento offensivo, che non vuol dire che poi si vincono più partite, certo, però certo. Ha più talento. Su cosa state spingendo molto te e Antemo in questo momento? Cosa la squadra deve ancora recepire completamente secondo te? Ma l'impronta importante è stata data sicuramente sulla difesa di squadra, che tolte le ultime due partite ci aveva visto fino a due settimane fa essere la miglior seconda difesa del girone. Esatto. E questo era un dato che ogni martedì abbiamo portato in palestra, sì, per far capire ai ragazzi quanto fosse importante. E la difesa anche perché questo aspetto del gioco, appunto per quello che ti ho detto prima, per il talento più diffuso che abbiamo quest'anno, ci può portare ad avere situazioni più semplici in attacco, che era una cosa che in precampionato nei primi mesi ci stava mancando, sia il campo aperto, perché comunque abbiamo dei giocatori molto bravi a giocare anche in campo aperto. Assolutamente sì, mi riallaccio a questo, ovviamente hai citato giocatori che, come ad esempio lo stesso Grant e tanti altri, sono normalmente parte dei nostri quiz, tra cui non c'è solo quello dell'app di TR24, ma c'è anche il nostro concorso Vinci Panorama, che adesso è fermo, ma l'ultimo vincitore, ve lo vogliamo dire, l'abbiamo comunicato su Facebook, è Andrea Babini, che ha ricevuto il suo bel coupon per andare a ritirare il suo premio. Francesca, dove già? Il premio si ritira dai nostri amici Marco e Vito, la macelleria gastronomia che trovate in Via Carossa 58A, dove trovare tutti i migliori prodotti di enogastronomia del nostro territorio, ma anche carni di grandi qualità, perché infatti, come dicevi tu Enrico, il premio di questo concorso consiste in delle salsicce, una bottiglia di vino e un simpatico gadget dei nostri amici Marco e Vito. Esatto, però noi abbiamo voluto fare qualcosa di più, perché voi che state seguendo Panorama Basket potete benissimo prendere in mano il vostro tablet, il vostro telefonino e andare dove? Sulla nostra pagina Facebook? Perché cosa succede oggi? Eh sì, intanto se non l'avete già fatto mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, se no non vi facciamo giocare. In secondo momento andate sulla nostra bacheca, troverete il nostro concorso Vinci Panorama che abbiamo pubblicato proprio pochi minuti fa, e con questo voi potete vedere che questa settimana vi chiediamo di indovinare i quattro giocatori, quali tra questi giocatori che indichiamo sotto ogni voce statistica, chi tra loro ad esempio ha avuto il migliore indice di valutazione, o chi tra loro ha realizzato più canestri da tre punti, chi avrà catturato più rimbalzi difensivi e chi avrà perso più palloni. Voi potete già cominciare da adesso a pronosticare, perché prima lo fate più possibilità avete di essere i primi ad indovinare e poter vincere il premio. E quindi interagite con noi anche così, ci guardate, andate sulla Io pagina Facebook. Io adesso controllerò chi scrive fin da subito. Brava, bravissima. Vedrai che non tra i primi saranno dei nostri super vincitori, no? O Gavelli, o Moschini, ormai sono tanto. Loro, ma loro adesso fanno a gara di chi ci inviterà a cena a fine stagione. Assolutamente sì. Io li obbligo a tenersi un po' di prodotti per invitarci a cena, una bella bevuta. Abbiamo già il primo commento, quindi dici il nome, chi è stato? Giuliano Caccola. Oh, Giuliano, bravissimo. Oltretutto ha commentato subitissimo, proprio un minuto dopo. Vedi che ci ascolta, bravo Giuliano. È stato attento. Bene, bene, perfetto. Continua a tenermi aggiornato su questo. Io torno invece da Nico Santi, dal presidente della Pallacanestro 2.015, perché sono impredicato di fargli vedere un po' di numeri di come è andato questo 2017. Non benissimo, però bene, perché c'è stata una salvezza che a fine 2016 era davvero difficile da mettere in preventivo. Ecco qui, le vittorie del 2017 sono state 15, pari al 39,4% delle partite giocate. Quello che credo in questo momento ai tifosi, che sono abbastanza di umor nero, faccia male, siano le sole 4 vittorie in trasferta ottenute in tutto un anno solare. Prima abbiamo parlato dell'eventuale delusione di Nico Santi, presidente. Si mette un attimo nei panni di chi segue, abbonato, ne avete tanti, di chi va normalmente in trasferta. Cosa crede che in questo momento deluda di più il tifoso forlivese?
Beh, direi che la sconfitta sicuramente è la delusione più grande per chi segue lo sport, oltre per chi lo pratica. Io vi assicuro che quelli più delusi in questo momento qua sono tutti i nostri giocatori, il nostro staff, perché indubbiamente io, se c'è una cosa che non posso rimproverare nessuno di loro, è l'impegno che mettono ogni giorno in allenamento. Io sono reduce dall'allenamento anche di oggi e devo dire che l'intensità che mettono è la voglia, e anche vorrei dire lo spirito che mettono negli allenamenti rincarnano un po' lo spirito anche di Giorgio stesso, che predica la massima attenzione, la massima concentrazione, e purtroppo in questo momento qua soffriamo troppo. E io capisco i tifosi, perché prima di essere presidente sono tifoso, dico la verità. Io mi faccio tutte le trasferte, me le sono fatte per tanti anni e le faccio ancora, e devo dire la verità che non è mai piacevole tornare a casa ripetendo sempre le stesse identiche cose. Il solito ritornello, esatto. Il solito ritornello, che non è mai piacevole. No. E quello che possiamo dire è che non dobbiamo dimenticare, io non cerco mai alibi, perché secondo me la ricerca degli alibi è fatta dai perdenti e noi non vogliamo essere questi. Però non dobbiamo dimenticare che 3 anni fa non c'era più niente a Forlì, e in 3 anni qualcosina abbiamo cercato di fare con tanta volontà, con anche un impegno economico non indifferente da parte soprattutto dei soci della fondazione, e devo dire che in questi 3 anni il bilancio sicuramente più positivo che negativo, perché aver centrato il primo campionato di Serie B, la promozione, credo che sia un fatto più unico che raro. L'anno dopo, con tutte anche gli errori fatti, non parlo solo di sfortune perché ci sono anche gli errori fatti, comunque ci siamo salvati, cambiando l'anno scorso, ero più o meno in questo periodo, in questo studio, e sicuramente era molto ma molto più difficile da affrontare, certo, il campionato che stavamo per giocare, il girone di ritorno e quant'altro. Oggi lo affrontiamo con la stessa preoccupazione, la stessa voglia di salvarci il prima possibile, perché questo è il nostro obiettivo. Noi l'abbiamo dichiarato, quindi non è una scusa di oggi. Noi siamo partiti per salvarci, senza passare attraverso i play-out, che onestamente poi sono sempre una scommessa che la puoi vincere e perdere, certo. Quindi noi vogliamo salvarci il prima possibile, questo è l'obiettivo di quest'anno. E io chiedo una cosa, Presidente, la interrompo, perché rivedendo anche la slide, se è possibile, lei prima ha citato tanti giocatori, soprattutto italiani, però in questo momento più nell'occhio del ciclone ci sono Naimi e Jackson. Io mi sono concentrato su un aspetto, ovvero sia Naimi e Jackson tirano da 3 punti tantissimo, 15,8 tiri da 3 in coppia di media gara, subiscono una quota irrisoria di falli, 0,08 al minuto per il playmaker israeliano. C'è un difetto in questo momento di fisicità, lei stesso lo ha sottolineato. In questo momento c'è un problema legato a Naimi e Jackson in questo Unieuro, oppure no? Ma c'è un problema, è chiaro che il campionato di Serie A2 nel nostro girone, ma credo anche nell'altro, il rendimento dei due stranieri è un qualcosa che fa la differenza tra il bianco e il nero. Ecco, purtroppo in questo momento qui non stanno rendendo come secondo noi possono e devono rendere, e quindi sinceramente capisco il tifoso che oggi può essere arrabbiato per questo, perché non è che noi siamo soddisfatti, ma devo dire che i primi a non essere soddisfatti sono i giocatori stessi. Io non credo che la cosa importante per chi vive la situazione della squadra anche dall'interno è cercare di capire se c'è un'unità di intenti e la voglia di raggiungere risultati e soprattutto la voglia di migliorarsi. Devo dire che questa c'è. Per adesso ancora i risultati non sono arrivati, evito di ripetere le motivazioni che ho detto prima, ma che sono reali. Certo. Sarebbe stato sufficiente avere un paio di vittorie in più, oggi staremmo parlando di un campionato completamente diverso, quindi sicuramente queste non sono arrivate, quindi dobbiamo, dico, stare sul pezzo, dobbiamo lavorare ancora di più. Oggi stesso ho parlato con Giorgio e quello che
e anche l'opinione del nostro allenatore, anche un po' di tutto lo staff tecnico di Renato Pasquali stesso, è che in questi momenti qua dobbiamo cercare di, come abbiamo fatto l'anno scorso, di essere una cosa unica, di lottare tutti assieme, perché credo che da situazioni difficili, perché però, la nostra è una situazione difficile, ma non è drammatica, no. Ripeto, non è una situazione drammatica. Si esce con la compattezza. Però Presidente, non interrompo, lei ha detto, facciamo come ha fatto l'anno scorso. L'anno scorso siete intervenuti pesantemente sul mercato. C'è bisogno di intervenire sul mercato in questo momento, secondo lei? In questo momento no. In questo momento no, anche perché io e assieme ai soci della fondazione, assieme anche allo staff tecnico, quello che è stato l'obiettivo che abbiamo dichiarato all'inizio dell'anno, noi abbiamo dichiarato l'obiettivo di salvarci, ripeto, il prima possibile e poi di gettare le basi per fare un buon campionato l'anno prossimo, cosa che non abbiamo potuto fare magari quest'anno, perché veramente abbiamo finito il campionato che era già a fine maggio e quindi eravamo troppo avanti. Noi vogliamo salvarci il prima possibile e poi davvero cercare di costruire una squadra che sia una squadra che ci dia qualche soddisfazione maggiore per il prossimo anno. Ma sul prossimo anno interverremo ovviamente più avanti. Francesca, tieni pronto un paio di domandine al Presidente. Io chiedo però a Luca. Luca, secondo te Forlì dovrebbe intervenire sul mercato oppure no? Ma secondo me no. Secondo me le prossime due partite sono chiave, come dicevamo prima, per cui se dovessero arrivare due vittorie, secondo me tutti i malumori della piazza ritornerebbero tutti. Si inizierebbe a parlare di playoff, probabilmente, no, visto sicuro, che voi conoscete, certo. Esatto, assolutamente, meglio di me sì. L'ambiente. Secondo me a questo punto qui no, però è chiaro che c'è un mese e mezzo di mercato, quindi è scurato ecco, il tempo. Ecco, perché il mercato riparte ufficialmente con la finestra oggi. Esatto. E cosa sta succedendo? Che boatos ci sono in giro, sia in Serie A che in Serie B? Ma allora, Serie A, i primi movimenti riguardano soprattutto in uscita le romane, perché abbiamo visto appunto Poletti che si è accasato a Verona, Damien Filloi che potrebbe andare alla Virtus Roma, e poi c'è Frassinetti. Ecco, Frassinetti lo vedrei bene a Forlì, sinceramente. Dopo vediamo se esatto. Il Presidente si sbilancia. E però sì, fa finta di niente. Esatto. Secondo me qualcosa, sì, qualche colpetto arriverà. Poi si dice che Bologna, Fulz praticamente fuori squadra, Legion potrebbe essere... Sì, ecco, esatto, Fortitudo non mi sembra che abbia molto le idee chiare in merito, anche perché sembra che possa essere reintegrato Fulz, però secondo me dopo quello che ha detto Bonicioli in conferenza stampa venerdì dubito. E poi c'è l'altro mercato che secondo me potrebbe essere quello delle bombe pesanti, quello poco prima dei playoff, dalla 1, per cui secondo me... Adesso sì, c'è solo quel mercato di assestamento, anche se secondo me qualcosa succederà. Poi dopo le grosse squadre faranno i movimenti. Ci torneremo sul mercato, però adesso con la promessa che sono domande rapide e risposte rapidissime. Francesco, un paio di sollecitazioni per Nico Santi dal pubblico. Sì, una è questa. Da un po' mi chiedo cosa manchi a Forlì rispetto ad altre provinciali come Mantova, Udine, Jesi o Ravenna, per dirne alcune, che con budget simili al nostro, se non inferiori, però arrivano sistematicamente davanti a noi. Non mi dica gli infortuni, perché altre realtà agli infortuni rimediano. Cosa manca? Ci manca una storia, ci manca una programmazione, ci manca essere partiti da niente 3 anni fa, dalla Serie B. Questo è quello che ci manca. Sicuramente ci manca anche, ci è mancato una certa esperienza, quindi anche errori fatti, non dobbiamo nasconderli. Proprio per questo, comunque, quest'anno un passo importante è stata anche l'assunzione di un direttore sportivo, di un general manager come Renato Pasquale, con l'esperienza di Renato, che potesse darci una mano nella costruzione della squadra. Chiaramente anche Renato è arrivato a metà campagna acquisti, quindi onestamente era difficile poter fare qualcosa di meglio. Sicuramente, ripeto, noi quello che dobbiamo fare è oggi rimanere uniti, rimanere compatti, perché vogliamo, ripeto, lo sentirete dire sempre, perché è quello che credo, dobbiamo, oggi abbiamo comunque in squadra giocatori che, su cui possiamo costruire qualcosa per il futuro, cosa che forse non avevamo l'anno scorso. Un'altra domanda, Francesca? C'è chi invece chiede se si può sapere la durata dei contratti di allenatore e giocatori, perché è curioso di sapere chi ritroveremo l'anno prossimo. Non abbiamo praticamente nessun accordo pluriennale, se ricordo bene.
credo che con tutti i nostri giocatori, con lo staff tecnico, abbiamo comunque la possibilità di uscire dai contratti, anche per quelli che durano di più. Quindi onestamente, da presidente dico che dobbiamo arrivare alla fine del campionato, poi faremo le nostre valutazioni. Non abbiamo, a differenza di l'anno scorso, dove ci siamo trovati anche per decisione nostra, che era frutto anche della promozione dell'anno prima, esatto, con contratti che non ci hanno permesso o non abbiamo voluto fare comunque scelte diverse, quest'anno abbiamo la più ampia libertà di poter decidere come costruire la squadra. Ci sono delle opzioni, ma non dei contratti, diciamo, su base biennale o triennale. Detto questo, Francesca, che andiamo a salutare. Andiamo a salutare i nostri amici di MC. MC Antifurti e Videosorveglianza propone moderni sistemi dotati di tecnologie all'avanguardia che vi permettono di controllare e tenere lontani malintenzionati fin dall'esterno di casa vostra. Ovunque vi troviate, infatti, potrete gestire il vostro impianto e ricevere l'avviso di qualsiasi evento ad esso relativo direttamente sul vostro smartphone. Questo attraverso una comodissima applicazione. Applicazione questa che vi permette inoltre di accendere e spegnere l'antifurto, gestire le luci in giardino e vedere le immagini delle telecamere di casa sia in diretta che registrate. Potete quindi uscire di casa in tutta tranquillità e fare sogni tranquilli, perché a voi infatti ci pensano le soluzioni studiate e realizzate ad hoc dai tecnici specializzati. Chiedete ad MC un preventivo gratuito fissando un appuntamento chiamando lo 0543 725395 oppure visitando il sito www.mcsistemi.it o la loro pagina Facebook. MC Impianti Antifurto e Videosorveglianza lo trovate in via Balzella 41G a Forlì. Perfetto, grazie Francesca. Mentre io ti faccio riprendere fiato, viene una domanda da fare a Luca, velocemente, perché la diamo come appuntamento. Faenza, con i suoi giovani, organizza un torneo importante che inizia domani. Sono tre tornei in uno, di fatto. Ce ne vuoi parlare? Sì, la Radio Solaris Academy, che è la società che detiene appunto, che ha il mini basket, i piccoli Raggi Solaris, organizzano questo Memorial Martini, la prima edizione, è dedicato al padre di un allenatore dell'Academy, che è sempre stato molto molto appassionato di pallacanestro, e praticamente sono tre giorni di tornei dedicati agli Aquilotti 2008, all'Under 13 e agli Scoiattoli 2009, e che vedranno appunto a Faenza tante realtà importanti. Domani è il giorno clou per quanto riguarda i nomi delle squadre, perché al Palacattane arriverà la Virtus Bologna, arriverà la Scuola Basket Reggio Emilia, che è praticamente il mini basket della pallacanestro reggiana, il Basket 2000 Reggio Emilia, tante grandi realtà, mentre nei giorni successivi ci saranno lo Junior Basket Ravenna, Gaetano Scirea, Artusiana Forlimpopoli, ancora le due squadre reggiane, quindi davvero tanto... C'è tanta Romagna, esatto. Tanta Romagna di questo progetto che effettivamente la Radio Solaris Academy è nata nell'estate del 2015 e ha numeri importanti, perché ha più di 130, mi sembra, un centinaio di ragazzi e sta facendo molto bene. Sì, assolutamente, voi che come noi amiamo il basket giovanile, non perdetevi questo appuntamento. Francesca, torno da te però, da chi andiamo adesso? Sì, andiamo... al nostro malgrado salutare i nostri amici di Viaggi Fortuna, perché a me viene male ogni volta che leggo anche questi meravigliosi viaggi. Volta che ci parli di questa meta, perché poi sono appena finite le vacanze di Natale, però per chi volesse continuare a viaggiare e a rilassarsi, perché non andare dai nostri amici di Viaggi Fortuna? Loro da oltre 40 anni accompagnano i propri clienti alla scoperta del mondo, e quindi perché non affidarsi a loro, veri professionisti che fanno risparmiare tempo, fatica, ma anche denaro? Loro li trovate in Corso Garibaldi 42 e via Edison 1, e l'agenzia vi assiste nella scelta del viaggio fatto su misura per voi, di qualsiasi genere esso sia, di piacere, di lavoro, di studio, con uno staff di 14 esperti. Oggi Viaggi Fortuna ci porta in Messico, un mix affascinante di storia, natura rigogliosa e spiagge caraibiche, dalla sabbia bianca e dal mare turchese. Il luogo ideale sia per una vacanza in totale relax, sia come punto di partenza per escursioni culturali e paesaggistiche, una località tra le più interessanti del mondo. Il Bravo Club Pau Real si trova nella penisola dello Yucatan, a pochi chilometri di distanza dal famoso sito Maya di Tulum. Lambito dalla tipica vegetazione subtropicale e separato dal mare solo da una meravigliosa spiaggia, combina in una tipica dimora locale un ambiente piacevole e rilassante con l'efficienza della gestione e proprietà italiana del viaggio.
Quindi il risultato qual è? Una meravigliosa vacanza adatta a tutti coloro che vogliono vivere appieno questa spettacolare destinazione. Benissimo, grazie Francesca. Noi torniamo con i nostri ospiti. Ho visto però alcuni messaggini interessanti, ad esempio mi ha davvero incuriosito. Dimmi, che quale? È riferito al nostro Lorenzo. Allora Lorenzo, dite a Lorenzo di andare a fare la spesa, che ci sarà una sorpresa per lui, e ditegli anche che lo adoro. Oh, ecco, la seconda parte è quella che mi ha incuriosito di più, vorremmo capire chi è che ti adora. Incredibilmente, no, scherzo, non è vero. Dai. Quindi cosa devi, tu sai già a cosa si riferisce questo messaggio? Ma saranno delle nostre tifose che fanno le cassiere, ci salutano sempre quando faccio la spesa, simpaticissime. Le saluto. Perfetto. Insomma, vai a fare un regalo a queste donne che... Sì. Non solo la vittoria con 100, dai, quello è un regalo, quello, gradito, credo. Quello è il regalo che... Ascolta, tu a proposito di essere andato via da 100 nel momento peggiore, come hai detto prima, sei arrivato a Forlì nel momento peggiore, non vogliamo riaprire una ferita. No, però una cosa te la voglio chiedere. Sì. Che annataccia è stata quella per te dal punto di vista umano? Perché tu non solo sei venuto a Forlì e sappiamo tutto quello che è successo nel 2014-2015, ma poi andasti a Veroli dopo, purtroppo fu un altro disastro, insomma. Come ti sei ripreso? Da quello che penso anche dal punto di vista di un professionista, sono shock, poi sei un ragazzo così giovane. Ma sì, cioè io in realtà ho provato alla fine a prendere quello che c'era di positivo da prendere, cioè è stata la mia prima esperienza in Serie A in tutte e due le squadre, ho giocato con giocatori molto forti, quindi ho provato, diciamo, a vedere il lato positivo della cosa, e poi chiaramente è stato un po' devastante dall'altro lato, però non ci ho dato molta importanza, diciamo. Vabbè, hai preso. Ho cercato di farmela scivolare, sì. Esatto, hai appreso molto anche dai vari Becirovic e non solo. Sì, esatto, c'era da imparare, diciamo. Infatti. Quanto stanno apprendendo in realtà Alessandro da Giacchetti, che è un altro maestro di pallacanestro, i ragazzi giovani della Basket Ravenna? Sicuramente avere Jacopo tutti i giorni in palestra, oltre a quello che ti può insegnare in campo, poi ti insegna anche tanto dal punto di vista di come vivere anche ciò che succede fuori dal campo, sia come approccio all'allenamento, sia come approccio al periodo, sia come approccio alle richieste che vengono fatte dallo staff e dalla dirigenza durante i vari periodi, quindi è sia un ottimo maestro per quello che succede in campo, ma anche, diciamo, tra virgolette, un parafulmine nel filtrare i messaggi giusti ai giovani. Francesca, abbiamo qualche messaggino prima della chiusura della seconda parte di Panorama Basket? Beh, c'è il messaggio immancabile di Warrior. Ecco, certo. Gli auguri di un 2018 meno sofferente per quanto riguarda la classifica. Non ci vuole molto capire che manca un uomo che entri one to one e sappia fare canestro o subisca fallo, oppure riuscire a liberare il pesante. Non so se sul mercato ci sia qualcuno libero che faccia il nostro caso, però è estremamente necessario. Auguri. Ecco, a proposito. Guardi, conosco Matteo ed è un bravissimo ragazzo, oltre che è un buon giocatore. Ok, un altro Francesco lo possiamo leggere, abbiamo tempo. Ok, chiedono perché Valli non usa più due giovani, a proposito di scorsi giovani Campo che stavamo facendo prima. Non perché, so. Perché onestamente devo dire che rispetto anche all'anno scorso, poi non, magari possiamo sentire anche chi vive il campionato, questo girone come noi, credo che davvero il livello di fisicità si sia alzato enormemente quest'anno, anche rispetto all'anno scorso. E devo dire che non è facile per un ragazzo giovane riuscire a entrare, riuscire ad incidere immediatamente nella partita. E, è vero, vorremmo avere tutti un po' più di tempo per riuscire anche a farli giocare, perché se non li fai giocare difficilmente possono migliorare, ma non sempre. Con le partite noi abbiamo davvero... ripeto, un dato di fatto, certo. Non vuole essere nessuno scusante, ma abbiamo perso quasi tutte le partite di un punto, 2, 3, 5, oppure tirate fino a un minuto, due dalla fine, e quindi immagino che lo staff tecnico, abbia deciso di puntare sul giocatore. La rivolgo proprio ad Alessandro, insomma, Antimo Martino già, non da questa stagione, già da quella prima, impostò molto il mercato su una squadra che avesse un tasso di fisicità e di atletismo molto alto, quest'anno ancora di più.
città è troppo importante, soprattutto nel nostro girone. Purtroppo, mi collego a quello che ha detto il Presidente, trovare spazio per dei ragazzi giovani e la maggior parte delle volte non pronti è molto dura. Dall'altro girone poi si divertono a dividersi i soldi di premi under, è tutto molto più facile. Qui no, all'estero succede poco. Se sbagli una partita o se sbagli un paio di minuti, insomma, prima di giocare con i giovani basti andare a vedere i roster, quante squadre hanno scelto la formula 7+3, che sì, già quella è una scelta iniziale, ma non è una scelta che uno fa perché non vuole dare spazio ai giovani, perché obiettivamente poi è difficile perché poi le partite si giocano sul punto a punto e non vuole essere una scusante, però naturalmente in questo momento è più facile che in quei momenti della partita il giovane commetta l'errore o anche che un arbitro sanzioni lo stesso contatto a un in un modo diverso, assolutamente a un esperto no. Assolutamente sì, mi devo fermare, però brevissima pausa e poi siamo di nuovo con voi con tante tante altre cose da dire e da scoprire. Pubblicità. Panorama Basket sono io. Sono io. Panorama Basket. Oggi praticamente tutti al Palacattani sono i nostri Panorama Basket, sono io, benissimo, in omaggio anche al nostro Lorenzo Brighi e Luca Del Favore. In omaggio a un messaggio, Francesca? Un messaggio che riassume un po' quello che ci hanno chiesto più telespettatori, fra cui il signor Adem che ci saluta tanto e noi salutiamo. E questo messaggio riassuntivo praticamente chiede se per il derby con Imola, che si giocherà a Faenza, si sa già se ci saranno delle restrizioni per i tifosi forlivesi. Direi proprio di no, al punto che si gioca a Faenza non a caso. L'anno scorso il derby alla penultima giornata di ritorno giocò al Palaruggi con tutti i problemi che sappiamo, alla fine impossibilità per i forlivesi di accedere al palazzetto, biglietto nominativo, poca gente anche da Imola. Quest'anno Andrea Costa ha fatto una scelta diversa, si andrà a Faenza il 14 a giocare il derby. Fra l'altro da Imola è già partita la prevendita proprio per il match con Forlì, credo che domani Presidente o dopodomani comunque anche da Forlì sarà attiva, e se va a Faenza, Luca, credo che sia la scelta giusta questa, no? Assolutamente sì. Ci sono dei palazzetti che devono proprio ospitare partite così, così sentite, così anche importanti, vista appunto la classifica, come era poi venuto con Imola Fortitudo un mesetto fa. È un palazzetto molto grande, molto ospitale. Tra l'altro giocherà anche Ravenna, sempre al Cattani, a gennaio, per cui diventa... Contro? Alessandro, ti contro ricordo? Udine. Contro Udine. Sì. Altra bella partitina. Direi che un inizio d'anno per Faenza e Palacattani notevolissimo. 100, derby tra Andrea Costa e Forlì, poi Ravenna contro Udine, bella partita da pubblico. A proposito, per Raggi Solaris 100, stimiamo quanto potrà essere l'afflusso? Diciamo che da 100 hanno già iniziato a fine dicembre a fare una grafica su Facebook, ho scritto tutti a Faenza, invadiamo a Faenza, loro sono rivalità, come dicevi prima, dagli zii, dai nonni, forse degli attuali tifosi, è una bella rivalità, c'era tanta gente, l'anno scorso fu una cornice di pubblico stupenda, credo lo sarà anche così, secondo me sarà una bella partita. Lorenzo, ma dove la si decide questa partita? Secondo me sarà equilibratissima fino alla fine, vincerà chi riuscirà a mantenere i nervi un po' più saldi, diciamo, e imporre un po' il suo gioco. In questo momento penso che a livello di ruoli siete due squadre estremamente coperte in tutti i ruoli, è difficile indovinare anche per me dove una possa far pesare di più sul piatto della bilancia una maggiore forza rispetto all'altra. Sì, concordo. Secondo me l'unica differenza principale magari è che loro possono essere un po' più esperti in generale, cioè è così, diciamo, sì, proprio sulla carta. Però magari noi possiamo mettere più fisicità, essere più energici, quindi secondo me sarà equilibrata, sarà una bella partita. Luca, ritorno da te, però in Serie B, abbiamo parlato di mercato di Serie 2, in Serie B cosa succede? Succede tanto, ma diciamo che c'è questo freno del 22 gennaio, che è un po' una deadline, nel senso che da quel giorno lì i parametri degli svincolati, quindi chi non è stato ancora tesserato,
costeranno la metà, quindi questo anche in A2. Certo. Quindi anziché 6.000 euro, 3.000 euro. Ci sono già delle società che stanno facendo questo ragionamento qui, cioè vogliono inserire il giocatore proprio dal 22. Dal 22. Una di queste ci riguarda da vicino perché si dice che è stata la scelta di Rimini, con Cardellini con che era Cardellini. Praticamente già fatta settimana scorsa, poi la firma rinviata, oggi mi dicevano che dovrebbe andare a Senigallia o addirittura a San Marino in C-Gold. In C-Gold. Ah. Dopo lì lui è di Pesaro, per cui magari un discorso di vicinanza geografica. Si dice anche di Palermo con Luca Montanari, l'ex Lugo, e questo sarebbe una cosa a favore di Faenza, perché Faenza si gioca il 21. Sì. Bisogna vedere anche se succederà con Scandiano, con Jordan Lodge, che hanno acquistato l'altro giorno. Bisogna vedere questo. Non succederà ovviamente con Liberati, perché venendo da Cecina non c'è il discorso del parametro. Esattamente. Però molto interessante quello che ci ha fatto appena notare Luca. Alessandro, a voi hanno chiesto qualcuno? No, vero? Spero di no. Me li terresti tutti stretti, bene. No, no. Giovani compresi, no? Assolutamente. Insomma, la squadra sta rispondendo alle aspettative che sono del prestagione, della costruzione, quindi siamo contentissimi, si sta vedendo una crescita, andiamo avanti così. Benissimo, noi adesso facciamo qualcosa di particolare, voi lo sapete benissimo cosa facciamo, vero Francesca? Lo sai da prima tu? Ci divertiamo così. Ci divertiamo un po', ci diventiamo andare un po' anche a conoscere meglio qualche nostro ospite sotto tanti aspetti con la rubrica che è il nostro Pick and Pop. Quando il presidente vede questa sigla, non so se abbia i sudori freddi, perché sta per arrivare una raffica di domande proprio a mitragliatrice davvero, in cui chiediamo a lui, prima di tutto, di venirci incontro, quindi sono domande abbastanza precise, con risposte rapide e concise. Detto questo, Francesca, che ospite abbiamo qui alla mia sinistra? Noi stasera siamo in compagnia di Giancarlo Nicosanti, Monterastelli, nato a Mildola il 18 gennaio 1959, quindi a breve è anche il suo compleanno. Esatto. Lei è ragioniere e nel 1982 entra in SGM come impiegato amministrativo e addetto alla vendita di elettronica ed elettrodomestici. Poi c'è un bel salto di qualità perché diventa prima senior buyer, poi nel 1990 direttore commerciale e infine nel 2005 amministratore delegato. Quindi è veramente un vero e proprio self-made man. Si reputa tale? Che tipo di manager è Giancarlo Nicosanti? Ma sono una persona che ha avuto la fortuna di entrare in un'azienda che allora era un'azienda con un negozio a Forlì e che faceva un'attività di distribuzione di materiale elettrico e io sono in azienda dall'82 e in questi 35 anni siamo diventati un'azienda da quest'anno credo circa 1,9 miliardi di fatturato, il secondo operatore nel mercato elettronico di consumo in Italia e con credo oggi 220 negozi e proprio in tutta Italia e 280 affiliati, quindi ho avuto la fortuna di lavorare in un'azienda che mi ha dato l'opportunità di crescere. Azienda nata 80 anni fa da un negozietto di Brisighella con la famiglia Silvestrini, lei e Silvestrini siete tutti e due dentro la Pallacanestro 2.015 Forlì, avete fondato la Pallacanestro 2.015 Forlì, ritornando a quell'estate, cosa ha spinto, diciamo, un'emanazione di una realtà come è adesso Unieuro a investire così massicciamente sul basket forlivese? Ma, distinguiamo le due cose, da una parte c'è la passione mia personale e l'amore per la pallacanestro che mi accompagna da quando avevo 18-20 anni. Ecco. Dall'altra parte c'è la scelta imprenditoriale di un'azienda che decide di investire nella propria città dove è nata, come se far diventare lo sponsor principale di quello che era 3 anni fa un momento di rinascita della pallacanestro Forlì, perché non possiamo mai dimenticare, è giusto che oggi i tifosi pretendono di più e io sono il primo tifoso a pretendere di più, ma 3 anni fa qualcuno si ricorda che a metà campionato la squadra non c'era più e la domenica il palazzetto era chiuso. Ecco, quindi le chiedo, al di là della classifica ad oggi 2 gennaio, rispetto alle aspettative che avevate in quella primavera estate, oggi, aspettative deluse, aspettative soddisfatte?
No, aspettative assolutamente soddisfatte. Se oggi siamo qua che parliamo di un campionato di A2, parliamo di non solo avere l'ambizione di mirare la salvezza, ma i tifosi giustamente vogliono qualcosa in più, significa che la scommessa l'abbiamo vinta. Poi è chiaro che bisogna vincere anche le partite, che dopo questo è fondamentale. Ci fa stare un po' più tranquilli. L'azienda che guida come amministratore delegato è passata dal negozietto adesso in un colosso quotato in borsa. Nel basket convivono ancora due anime, le società più che altro con il padre padrone, il magnate a conduzione familiare, e le società manageriali. Hanno senso le prime? Bisogna andare verso società che gestiscono la componente sportiva, ma non solo, quindi anche eventi, anche tutto ciò che ruota intorno? Ma sicuramente, l'idea stessa è comunque di creare una fondazione pallacanestro che è fatta da sette imprenditori importanti, nasce proprio da questo motivo qua, da non legare la vita, la sopravvivenza di una società sportiva a una persona, a un'azienda o a un brand. Significa cercare di dare continuità a quello che è una storia importante come la storia della pallacanestro Forlì. Io non posso dimenticare che tanti anni fa ci siamo svegliati una mattina con il nostro titolo che era stato venduto a Sassari. Ecco. Quello che abbiamo cercato di fare anche con la creazione della fondazione è proprio per evitare questo. Beh, a proposito di questo, io mi ricollego a quello che è il discorso Palafiera, perché mi viene da pensare, il Ledwall è il vostro, il perché lo avete finanziato voi e soprattutto per ben 4 anni darete voi il nome all'impianto. Però il 9 di gennaio, se non sbaglio, scadono i termini per candidarvi per gestirlo. Cosa pensate di fare? Lo gestirete voi? Prima di tutto dovremmo cercare di far bene il nostro mestiere, che è quello di gestire una società di pallacanestro, perché è oggi qualcosa ci dice che possiamo ancora migliorare. Quindi prima di tutto dobbiamo fare questo. Poi sicuramente c'è un'opportunità, secondo me è un'opportunità, assieme agli altri soci della fondazione stiamo valutando se presentarci in comune e iniziare un rapporto di discussione con loro. Onestamente la stiamo valutando, credo, proprio in questi giorni. Perché il 9 gennaio è molto vicino, porta, eh? Molto vicino, ma lo ripeto, noi in questo momento siamo concentrati a domenica che dobbiamo battere Bergamo. Però ci state pensando, già questa è una notizia per voi che ci state seguendo. Francesca. Assolutamente sì, però comunque Unieuro è un'azienda molto importante perché ha 1,7 miliardi di fatturato. Che poi adesso il Presidente ha detto quasi 1,9, esatto, vero? Sì, esatto. L'1,650 era quello di l'anno scorso, quest'anno speriamo di passare 1,9 miliardi. Però la Pallacanestro Forlì ha anche una fondazione con tanti altri soci importanti, quindi noi, guardando un attimo oltre da quella che è la stagione attuale, con questi numeri alle spalle, io penso che la gente un po' abbia delle prospettive diverse, o almeno comunque pensa di smettere di vivacchiare in A2. Lei cosa si sente di promettere a questi tifosi? Io mi sento di promettere di riuscire a mantenere sempre il palazzetto aperto con le partite la domenica. Onestamente sono il primo che vorrei vincere, sono il primo che vorrebbe costruire una squadra che abbia o possa avere ambizioni maggiori, ma non possiamo dimenticare, ripeto, che quello che è successo, ma non solo a Forlì, cioè, sono sparite le squadre di Bologna per poi ripartire, sono sparite, onestamente ci sono tante società che sono sparite e magari oggi vivacchiano, e come stiamo vivacchiando anche noi in questo momento qua. Però ripeto, 3 anni fa non c'era niente, quindi non dobbiamo dimenticare, perché altrimenti ci si ricorda solo ed esclusivamente di quelli che sono i desideri. Ma ripeto, io sono il primo a voler far ritornare Forlì il basket per quello che merita la città di Forlì. Ma io credo, Presidente, che la gente in questo momento si aspetti non il grande salto, ma una Forlì che possa lottare per i playoff. Sente che la città, non solo i 2300 abbonati che avete quest'anno, ma anche la città che conta, parliamo di imprenditori come lei, sia pronta a supportare questo salto di qualità delle ambizioni? Secondo me sì, sentiamo una vicinanza da parte del pubblico, da parte di tanti imprenditori di Forlì, però ripeto, non sempre lo sport è diverso rispetto alle aziende. Ecco, ci sono tante combinazioni da riuscire a mettere assieme per poter riuscire a trovare quella chimica che faccia poi esplodere una squadra. Ecco, devo dire che tante squadre che oggi sono più avanti di noi hanno comunque una storia. Ma questo vissuto di cui parlavamo prima, che ancora è un vissuto che onestamente non sempre si compra con i soldi. Assolutamente.
Lei è CEO dell'Unieuro da ben 12 anni e presidente della Pallacanestro Forlì da 2. Per i prossimi 10 anni ancora presidente? Non so se... Credo che ognuno di noi si debba meritare il proprio posto sia in una società sportiva come in un'azienda, quindi dipenderanno dai risultati. Lei vorrebbe? Mi piacerebbe, chiaramente sì, mi piacerebbe, perché vorrebbe dire che abbiamo qualche risultato, l'abbiamo ottenuto. Beh, direi che adesso possiamo passare a dei temi un po' più rilassati, più leggeri. Esatto, sì, esatto. Ci divertiamo un pochettino di infatti, più. Perché... Però Francesca, aspetta un attimo prima di passare a questa cosa, perché vedo il cronometro. Forse lo sai che è meglio prendersi un attimo una pausettina, andare a salutare uno dei nostri partner, dopodiché riprendiamo. Certo, allora noi andiamo a salutare uno dei nostri ultimi e nuovi amici, che è Arreda Metallici Leoni. Infatti vi vogliamo far entrare in un mondo di idee e di soluzioni pensate e progettate per la comodità e la funzionalità della vostra casa, del vostro ufficio o del vostro esercizio commerciale. È il mondo di Arreda Metallici Leoni, la ditta di Forlì che da 30 anni opera nel settore dell'arredamento con spiccata professionalità ed estrema attenzione alle esigenze dei suoi clienti. Arreda Metallici progetta, realizza, distribuisce e posa direttamente in loco scaffalature per uffici, scuole, biblioteche, studi professionali, aziende e negozi, spaziando dai sistemi componibili per magazzini a banchi, vetrine e supporti espositivi adattabili ad ogni spazio e categoria merceologica. Le soluzioni proposte sanno soddisfare ogni richiesta e rendere pratico e confortevole qualsiasi ambiente. Da Arreda Metallici Leoni trovate complementi d'arredo in metallo e non solo, come cabine armadio, librerie, classificatori, mobili e poltrone per l'ufficio, targhe e segnaletiche di sicurezza, stender, accessoristica, espositori di ogni tipo. In più, una speciale attenzione per lo sport, con la realizzazione di panche e spogliatoi per palestre. Arreda Metallici Leoni è in via Gorizia 222-224 a Forlì. Visitatela e contattatela senza impegno. Il suo personale specializzato prima di tutto vi ascolta. Benissimo Francesca, grazie anche alla regia. No, torniamo subito da te, dai. Allora ripassiamo anche le tematiche un po' più leggere, anche un po' più personali riguardanti il nostro presidente. Esatto, così la conosciamo un pochettino meglio, perché noi sappiamo, conosciamo un po' tutti la sua fede juventina, però non sappiamo come e quando si è avvicinato a quello che è il basket. Lei ce lo vuole raccontare? Si ricorda qual è stata poi la prima partita che ha visto? Mi sono avvicinato al basket e mi sono appassionato la prima volta che ho visto l'allenamento a Forlì di Rod Griffin. Per me è stato il momento in cui abbiamo visto, noi allora, parlo di un'epoca fa, per guardare le partite di NBA guardavamo Capodistria piuttosto che la televisione svizzera, ecco. Quindi vedere un giocatore come Rod Griffin, che era una prima scelta, che arrivava in Italia, che è stato il momento di stato, che è stata la scintilla. Quindi possiamo considerare lui uno dei suoi idoli? Assolutamente. Quali altri idoli ha avuto come tifoso? Forlì abbiamo avuto dei giocatori che oggi non torneranno più in Europa, non solo a Forlì, quindi abbiamo avuto Bob McAdoo, quindi penso che sia stato un altro giocatore che... Basta la parola, direi. Basta la parola, esatto. Ma abbiamo avuto McAdoo, Dawkins, abbiamo avuto Landsberger, abbiamo avuto Mitchell, abbiamo avuto giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro, quindi... E da presidente invece quale è stato il giocatore che l'ha emozionata di più? Beh, sono presidente da 2 anni, quindi... Il giocatore che mi ha emozionato di più è stato un giocatore che purtroppo a Forlì non ha potuto far vedere quello che poteva far vedere, che è stato Blake Shearer. Era la nostra scommessa di l'anno scorso e purtroppo abbiamo visto solo pochi minuti del suo potenziale, quindi è stato un vero e proprio rammarico. Adesso facciamo finta che i soldi non contino, che le basti fare una telefonata a un giocatore dicendo ti voglio portare a Forlì e lui dice di sì. A chi la farebbe questa telefonata? Italiano? Chi vuole, italiano, straniero? Non dell'NBA, siamo realisti, siamo realisti. Io vorrei portare a Forlì quello che è stato un mio idolo, anche se non ha mai giocato a Forlì e oggi gioca a tanti anni, ma un giocatore che credo che sia stato un esempio di serietà, di voglia di vincere, di correttezza, che è Manu Ginobili. Diciamo l'ultimo anno così. Ce lo regala. Lo so, però l'ultimo anno San Antonio prende solo 12 milioni appunto all'anno, e onestamente ho l'impressione che non sia compatibile con il nostro budget. Va bene.
E invece del basket, di questo sport, cos'è che la affascina di più e cos'è che invece odia, detesta di più e che se potesse cambierebbe? Ma onestamente quello che è la passione, con la passione io sono nato in curva e quindi la passione è quella che è, onestamente non mi fa stare molto composto anche in tribuna adesso, ma io ho frequentato la curva del calcio a Cesena, poi sono stato a Torino in curva, sono stato a Forlì in curva e per me è la passione, quello che tanti, tanti nostri tifosi li fanno decidere la domenica invece di starsi tranquillamente a casa, di prendere su macchina, pulmino o quant'altro, litigare con moglie, certo, fidanzate o figli e prendere e fare trasferte, sì, sì, soffrendo, certo, assolutamente. E quindi capisco che dopo abbiamo fatto 4 vittorie negli ultimi 2 anni in trasferte, quindi ascolti, avremo voglia di ritornare con qualche vittoria della trasferta. Ma da 1 a 10, quando ha assunto l'incarico di presidente, le vertigini erano 5, 8, 10, 12? Ma io ho una fortuna, la fortuna di cercare di fare le cose, sì in azienda ma poi anche in quello che è una passione, di cercare di fare le cose con la massima serietà. Ho trovato degli splendidi compagni di viaggio nei membri della fondazione, sono tutte persone serie. Sicuramente potremo fare errori, ne abbiamo fatti, ne faremo ancora, perché io dico sempre, uno dei miei motti in azienda e anche i miei collaboratori non è quello di non sbagliare, ma di sbagliare il meno possibile. Sicuramente noi sbaglieremo ancora, però se le cose sono fatte con serietà, sono fatte con passione, alla fine i risultati arriveranno. E a proposito di momenti di errori, di momenti difficili, io le chiedo, c'è per caso una decisione o si è magari presentata una situazione che non l'ha fatta dormire la notte, che l'ha tormentata tanto? Mi ha tormentato tanto l'anno scorso in questi giorni decidere di fare in modo che le strade con Gigi Garelli si dividessero, perché assieme a Gigi avevamo creato questa squadra che si chiama Pallacanestro 2.015 e Gigi era uno dei fondatori e devo dire forse uno dei maggiori fondatori. Ecco, quella decisione lì sicuramente non mi ha fatto dormire né prima e neanche dopo. Ma è stato più difficile quotare in borsa ogni euro o salvare Forlì la scorsa stagione? Diciamo che sono state due difficoltà diverse. Quotare ogni euro in borsa, la prima azienda italiana del nostro settore quotata in borsa, e forse credo che anche per i prossimi anni sarà anche l'unica, è stato difficile perché il retail oggi vive un momento di difficoltà con l'arrivo dell'online. E quindi sicuramente non è facile andare in giro per il mondo, andare a Londra, a Parigi, a New York, a Zurigo, a raccontare la storia di ogni euro, però è stato un motivo di grande soddisfazione vedere che tanti investitori hanno creduto nella nostra azienda e hanno comprato poi il 4 di aprile, quando ci siamo quotati in borsa, hanno comprato le nostre azioni e continuano a comprarle tuttora. Quindi è stata una grande soddisfazione, anche il coronamento di una vita professionale, perché dopo 35 anni, quest'anno sono 36 anni che sono in azienda, sicuramente è stato un momento molto, molto importante. Sulla pallacanestro devo dire che... È stato più difficile salvare la squadra. Salvare la squadra sicuramente sì. È stato molto più costoso. Sì, esatto. A proposito, velocemente, cosa creda serva alla società adesso, al di là dei risultati, per fare un altro salto di qualità? Avete un general manager come Renato Pasquale, avete anche fatto fronte a qualche addio anche doloroso di chi aveva aiutato Forlì nell'atto della rinascita. E cosa serve ancora? Beh, serve cercare di dare continuità a questo progetto. Dare continuità significa, come dicevo prima, salvarsi il prima possibile quest'anno, creare le basi per l'anno prossimo per prendere quella parte di giocatori che meriteranno di rimanere con noi anche l'anno prossimo e su questi andare a fare piccoli innesti che possono migliorare la squadra. Noi l'anno scorso abbiamo cambiato tutta la squadra 2 volte. Esatto. A dicembre e gennaio, poi l'abbiamo cambiato di nuovo, a fine a giugno. Anno. Esatto. E quindi questo sicuramente non aiuta i risultati. No. Chiudiamo con 2 curiosità, Francesca. Sì, 2 scommesse in realtà. Esatto. La prima è, con quanti punti chiuderà la pallacanestro Forlì questo campionato? Dai, il più possibile. Il più possibile. Quelli che serviranno per non farci fare i play-out. E la seconda scommessa è, immaginiamo la pallacanestro Forlì in Serie A 1, tra quanti anni? Il prima possibile. Ok. Va
Perfetto, grazie Francesca, grazie anche al presidente Nico Santi, questa chiacchierata davvero ad ampio raggio che abbiamo fatto con lui. Beh, ci possiamo prendere qualche minuto in più? Io ho contrattato con la regia, visto che siamo sul canale 74, anche qualche altro minuto extra per sforare. Andiamo a inquadrare subito le partite del weekend. Lo sappiamo, sono partite tutte molto importanti. Un bivio, l'abbiamo detto, è Forlì-Bergamo del 7 gennaio, si gioca contro l'ex capitano Michele Ferri, anche questo è un ritorno ovviamente sentito di uno dei giocatori importantissimi nella promozione, poi nella salvezza dello scorso anno, ma una partita in cui Forlì, tra virgolette, non deve fare prigionieri, vero Luca? Perché insomma ne va davvero di tutta la stagione, credo, di questo match. Gara super chiave proprio da vincere, possibilmente anche bene, così i tifosi si ringalluzziscono. Chi è un po' titubante, anche se penso pochi, verrà a Imola, verrà a Faenza per vedere la partita con Imola. E poi lo chiedo prima a te e poi ad Alessandro, invece, che partita è tra Ravenna e Iesi? Iesi che fino a un paio di domeniche fa davvero era una squadra di quelle forse tra le più sorprendenti dell'intero campionato di Serie 2. Adesso è un momento di flessione, Ravenna deve stare in guardia oppure è una flessione vera? È una squadra strana perché ha due americani molto forti. Ha fatto delle buone partite in casa, però settimana scorsa ha perso male. Fuori ha vinto, mi sembra, ne ha vinte solo due, però ha vinto, se non sbaglio, Udine. È veramente una squadra da prendere con le molle. Sicuramente contro un avversario del genere Ravenna non può permettersi di partire ad handicap. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Per il resto vedo comunque favorita Ravenna. E che partita sarà, Alessandro? Sarà una partita da vincere sul piano dell'energia, perché in questo momento Iesi è una squadra con un talento soprattutto nel quintetto veramente importante, due stranieri, Brown, Marini, Esbrook, sì, che ricordiamo anche due anni fa ci mise una bomba da centrocampo per pareggiare, Rinaldi che è stato per tre anni un giocatore di Treviso che ha vinto le regular season e che è arrivato da sempre tra i quarti e la semifinale. Però in questo momento anche con l'infortunio di Quarisa è una squadra un attimino più corta, perché comunque dalla panchina in questo momento non sappiamo se ci saranno in questa settimana movimenti di mercato da parte loro, però in questo momento hanno solo Massone e Piccoli, quindi dobbiamo riuscire a fare una partita di energia per 40 minuti, perché pensiamo che alla lunga, potendo ruotare in più persone, se siamo bravi a mantenere l'energia alta, dobbiamo riuscire ad uscirne vincitori, insomma. E a Lorenzo invece, al di là della partita con Cento, chiedo questo: che stagione è questa per te? Dal punto di vista della tua crescita sei giovane, ma incomincia ad essere più giovanissimo, credo che questo sia un... abbiamo parlato di bivio nella partita di domenica per Forlì, ma per la tua stagione, per la tua carriera, questo credo sia una stagione estremamente importante. Ma sì, come diciamo in generale un po' tutte le stagioni, questa soprattutto... io semplicemente cerco di migliorare giorno dopo giorno e dare il massimo e prendere tutto quello che viene. Come senti la piazza di Faenza? È una piazza che ha fame di entrare in questo giro assieme allo tesoriere, assieme a Nico Santi e incominciare ad assaporare anche un po' quel basket che non inizia con B ma inizia con la seconda vocale, cioè la A? Beh, sicuramente, quello penso che lo vogliano un po' tutti i tifosi, però Faenza mi sembra una piazza pronta, diciamo, per questo salto. Poi è chiaro che non si sa se e quando ci si riuscirà, però ci sono tutte le intenzioni. Abbiamo l'ultima raffica di domande, Francesca, se ne hai due o tre? Certo, però io prima di fare la domanda volevo renderti partecipe di questa cosa. Enrico, ovvero sono già 12 commenti sotto al nostro Vinci Panorama, quindi ci hanno seguito e sono stati bravi, bravissimi. Grazie. Come ho detto, ci avrei guardato. Allora, per quanto riguarda i messaggi, due messaggi per il presidente ancora, in realtà sono riferiti a Valli entrambi, uno che dice che bisogna smettere forse di essere troppo innamorati di Valli e l'altro che dice se secondo lei Valli sta facendo rendere al meglio la squadra e i singoli. Non sono temi da poco, per un finale di puntata. Ma ci sta, ma onestamente è un po' la logica dello sport. Cioè, non possiamo dimenticare che sei mesi fa eravamo tutti al palazzetto ad applaudire quella che era l'ultima partita e la vittoria con Recanati che ci dava la salvezza e sicuramente Giorgio è stato l'artefice di quei sei mesi che ha condotto la squadra, ma non solo ha condotto la squadra, ha aiutato anche a costruire la squadra, perché onestamente tante delle scelte fatte
nella seconda parte della stagione sportiva scorsa sono state scelte di Giorgio e quindi è normale che oggi i primi a essere messi in discussione siano o gli stranieri piuttosto che l'allenatore. Io non ci trovo niente di strano, chiaramente tutti noi dobbiamo migliorare, cercare di migliorare la squadra. Io credo che Giorgio sia un allenatore che migliora molti giocatori e stia lavorando su questo. A fine campionato chiaramente trarremo le somme da quello che è stato il lavoro fatto e i risultati ottenuti, ma come credo tutti noi, ecco, tutti noi siamo giustamente valutati per i risultati che portiamo. Ecco. Mentre io chiamo Francesca vicino a me, perché siamo davvero in chiusura, un flash proprio sempre a Nico Santi, adesso è stato Gigi Garelli, si è parlato di lui come possibile ingresso in corsa a Cecina, ad esempio. È un Gigi Garelli che con voi sta andando verso una risoluzione del contratto che ancora lega Forlì? Sì, so che assieme a Renato stanno discutendo la risoluzione del contratto. Perfetto, anche questa è una notizia, credo, importante per i nostri telespettatori. Siamo davvero in chiusura di questa prima puntata del 2018, che è stato davvero per me, Francesco, un piacere condurre al tuo fianco e assieme a tutti i nostri ospiti. Grazie, e quindi Enrico. Andiamo a salutare. E quindi noi salutiamo e ringraziamo per essere stati con noi Giancarlo, Nico Santi, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ringraziamo Luca Del Favero. Grazie a voi. Alessandro Lo Tesoriere. Grazie a voi, buonasera. Lorenzo Brighi. Grazie a voi. Grazie a te, Enrico. Ma di cosa, Francesca? Grazie davvero, perché credo che abbiamo iniziato con il piede giusto. Assolutamente anche sì. 2018 ce lo diciamo da soli, perché noi ce le cantiamo e ce le suoniamo da soli, ma credo soprattutto che stiamo facendo tutto questo per voi e continueremo a farlo per tutto l'anno in cui voi ci terrete compagnia con i vostri spunti, le vostre domande, i vostri suggerimenti e credo il vostro affetto, quello che io provo per tutti voi. E di cui abbiamo bisogno assolutamente per andare avanti. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con Panorama è martedì prossimo, ore 21. E adesso chi vuole seguire la partita di Verona con l'Unieuro, resti sul canale 74, se la può rivedere. Grazie, buonanotte.